Alfredo Cospito. Alfredo, che è da più di 80 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis in cui dal 4 maggio è rinchiuso per volontà del Tribunale della Sorveglianza Speciale di Roma, e a cui si aggiunge l'ergastolo ostativo, il che vuol dire fine pena mai, significa nessuno sconto di pena, significa non uscire vivo dal carcere, a cui questa procura ha voluto condannarlo. Si aprono forse degli spiragli per Alfredo in questo momento in cui si sta cominciando a rompere il muro del silenzio a cui si è sottoposti in questi giorni, ma il tempo stringe. 80 giorni di sciopero della fame per denunciare quello che è un sistema carcerario e di giustizia che giustizia non fa, perché pur essendo stato condannato a una strage, pur non essendoci in questa strage feriti o morti, il destino di Alfredo è quello di essere condannato per sempre a non uscire dal carcere. Ecco, allora in questo cortocircuito in cui il Tribunale di Torino ha un ruolo centrale, lo conosciamo bene qual è la responsabilità anche nei confronti degli altri attivisti, dei giovani che si mobilitano tutti i giorni, degli attivisti ambientali, dei militanti della Val di Susa, del movimento NOTAV, una pressione che viene fatta nei confronti di chi fa politica, si aggiunge la responsabilità di uno Stato che in questo caso, con il regime del 41 bis e con l'ergastolo ostativo, fa di fatto un'operazione vendicativa nei confronti degli attivisti politici e dei militanti politici. Non c'è una funzione rieducativa in tutto questo, non c'è una funzione di riabilitazione alla società, è tortura ed è vendetta dello Stato. Il 41 bis pensato per i boss mafiosi viene qui applicato a un militante politico e si tratta di essere costretti, aver ridotto le proprie ore d'aria a due al giorno in un cubicolo di pochi metri quadrati in cemento, non poter uscire, non poter vedere l'aria aperta, non avere contatti con l'esterno, l'unica socialità ridotta ad appena tre detenuti che si trovano nella stessa situazione. Questa è tortura. Siamo qui per dire anche che la vicenda di Cospito apre una luce su quella che è la situazione delle carceri in questo paese. Si tratta di un record di suicidi dall'inizio di quest'anno, più di 80 suicidi nelle carceri, alcuni giovanissimi come successo qua a Torino nel carcere delle Vallette. Una situazione in cui gli abusi, in cui le torture sono all'ordine del giorno, e anche in questa regione con quello che è successo al carcere di Ivrea ne abbiamo avuto una misura dove 45 indagati fra poliziotti, fra procuratori, medici sono stati accusati perché hanno prodotto torture sui detenuti, vere e proprie torture. Questa è la situazione delle carceri in questo paese. E allora vogliamo dire che è necessario tornare a parlare di quella che è la situazione dei detenuti, perché non si tratta di togliere dignità a chi ha commesso un crimine o che ha commesso un errore, si tratta di dare dignità, di riconoscere dignità a queste persone e della funzione che oggi hanno le carceri in questo paese, in cui finiscono gli ultimi della terra, in cui finisce la povertà per lo più. E vogliamo anche dire che la responsabilità della nostra città e del Tribunale di Torino è enorme, non soltanto per la vicenda di Alfredo e della decisione della procura, ma anche per tutti quegli attivisti, quei giovani che tutti i giorni si battono per i propri diritti e che vengono puniti con la repressione, sia in questa città, sia in Val di Susa, che sappiamo bene essere un laboratorio di repressione contro cui si abbatte il pugno duro dello Stato nei confronti del movimento NOTAV. E allora, di fronte a questo, dobbiamo dirci quali sono le priorità di questo governo. In un momento in cui le carceri sono sovraffollate, condannare chi si batte tutti i giorni per un futuro diverso e costringere alla tortura chi ha fatto delle scelte politiche. Questa è la situazione. Quindi siamo qui per dire che, come Potere al Popolo, vogliamo giustizia per Alfredo Cospito. Vogliamo l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo e la dignità per tutti i detenuti. La solidarietà ad Alfredo, che questo presidio, come tanti altri momenti di lotta che stanno avvenendo in questa città come in altre città di tutto il territorio nazionale,
è una solidarietà totale per lui e per tutti coloro che come lui stanno scontando il 41 bis, l'ergastolo ostativo, ma anche per tutte le detenute e i detenuti che in tante carceri d'Italia e anche a Torino vivono una non vita in un non luogo. Alfredo esplicitamente ha detto di voler lottare non solo per se stesso, ma per tutti quanti, contro il carcere, che assolutamente non è quello che vorrebbe la Costituzione italiana, un luogo di recupero, è una vendetta. Il carcere di per sé è vendetta, è la vendetta del più forte nei confronti dei più deboli. E questi deboli io li ho conosciuti personalmente, perché alle Vallette ci sono stata. E le mie compagne di carcere erano davvero delle persone povere, buone e generose. E il carcere, mai come in quei momenti, era il segno di una vendetta intollerabile. Non è possibile educare, abilitare, riabilitare alla libertà fuori dalla libertà stessa, e il carcere di per sé è negazione della libertà. Il 41 bis, l'ergastolo ostativo, tolgono ogni residuo, anzi sono, tentano di togliere, perché poi Alfredo ci dimostra come la dignità non è in vendita e non si può sopprimere. Cercano di togliere dignità alla persona, e quindi più che mai sono tortura. Pensate, l'ergastolo ostativo è che cosa se non una morte portata avanti differita nel tempo. Non per niente alcuni ergastolani qualche tempo fa, proprio con una provocazione che diceva: il senso della lotta contro il carcere e contro il carcere duro, hanno chiesto per sé la pena di morte. Allora, questo sistema che premia i pochi potenti a danno degli esseri umani, a danno della natura, è qualcosa contro cui noi combatteremo fino in fondo. Che il tribunale sia il braccio della legge di questo sistema non è una novità. Noi in Valle di Susa lo abbiamo provato. Alfredo Cospito è al 41 bis e gli è stato combinato l'ergastolo ostativo per un motivo che non è molto diverso, che era stato imputato ai nostri giovani per l'incendio di un compressore. Allora, devastazione e saccheggio, che poi a poco si è ridotto a qualcosa di molto più grave, però intanto questi ragazzi si erano già fatti un anno di carcere preventivo, che la vendetta di questo Stato si rivolga a chi cerca di lottare proprio per sopprimere quel conflitto, che è anche la garanzia più forte della democrazia, si rivolga contro chi cerca di lottare contro questo sistema. Lo stiamo provando non solo in valle. Oggi all'interno di questo tribunale ci sono i nostri ragazzi, i giovani studenti che sono stati messi agli arresti preventivi per aver manifestato contro lo sfruttamento, che è l'alternanza scuola-lavoro, contro la morte di due loro compagni in alternanza scuola-lavoro. E allora non abbiamo
alcuna fiducia in questo sistema che attraverso i suoi tribunali, che prendono la velina della polizia e la ammanniscono come giustizia, che attraverso le carceri, attraverso la repressione quotidiana, la negazione dei diritti, cerca di imporsi a questo mondo e a negare il futuro di tutti. Per questo lotteremo sempre contro il carcere. Il carcere va abolito. È possibile abolire il carcere attraverso la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Servono scuole, servono case per tutti, serve un lavoro che liberi e che non renda schiavi. Serve il rispetto e l'amore per la natura. Serve cioè la costruzione di un futuro fraterno, buono, che garantisca davvero a ciascuno secondo i suoi bisogni e riceva da ognuno secondo le sue possibilità. Per questo la nostra lotta a fianco di Alfredo è la lotta a fianco di tutti quelli che subiscono repressione. Io aggiungo pochissime cose a quanto è già stato detto, insomma, da chi ha provato direttamente. Non ci siete! Da chi ha provato, scusate, direttamente che cosa significa il carcere, per motivazioni appunto che sono legate in questo caso alle lotte, non ad altre questioni. Io sottolineerei soprattutto un aspetto, perché al di là del discorso generale, qui siamo di fronte a un problema di assoluta sproporzione rispetto alle cose che vengono compiute e rispetto alle pene che vengono combinate. Si ricordava prima il caso degli studenti che, avendo manifestato contro l'alternanza scuola-lavoro, sono tra carcere e domiciliari da 7 mesi agli arresti. E anche qui una sproporzione assoluta. Il caso di Cospito ugualmente, che non a caso è stato rimandato anche dal punto di vista costituzionale sulla recidiva per capire che cosa significa, è una condizione più generale all'interno delle carceri, perché veniva detto prima, quest'anno ci sono stati 84 suicidi nelle carceri italiane, è un record dal 2000, da che si fa questo tragico conteggio, è il numero più alto che c'è stato di suicidi all'interno delle carceri. E io sono andato a vedermi anche qualche dato, ad esempio viene fuori che il 39% delle celle italiane sono al di sotto dei 3 metri quadrati calpestabili per ciascuna persona. Il 44% non ha l'acqua calda, il 36% non ha la doccia, i percorsi di inserimento sono pochissimi, solo 7 detenuti su 100 accedono ai corsi di formazione professionale. Abbiamo una media di 1,8 detenuti per ogni agente di polizia penitenziaria e abbiamo un educatore ogni 93 detenuti. Quindi è chiaro che il meccanismo che viene spacciato, e cioè come l'aspetto rieducativo del carcere, assolutamente viene ignorato, e quindi accanto ai ragionamenti, dicevo, complessivi, è chiaro che bisogna muoversi anche rispetto a queste situazioni. Quindi il caso Cospito in realtà è un caso drammatico, credo siano 80 giorni di sciopero della fame che sta facendo, e quindi prima, commentando con l'avvocato Vitale, che non è qui perché è in udienza appunto nei confronti dei giovani di cui ricordavo prima, dicevamo amaramente: speriamo di arrivare in tempo, cioè speriamo che queste iniziative possano quantomeno portare a salvare la vita ad Alfredo Cospito, perché di questo si sta trattando, e quindi è importante che si svolgano queste iniziative. Abbiamo pensato di unirci anche noi all'insieme delle iniziative. Sapete tutti dell'appello che è stato firmato da numerosi intellettuali anche qui a Torino, dall'avvocato La Macchia, Gastone Cottino, all'Agostino, a tutta una serie di altri nominativi. È importante tenere accesa l'attenzione, perché vogliamo, ribadisco, arrivare in tempo. E questo naturalmente non risolve tutta la questione legata al carcere, che sarà un'iniziativa che noi dobbiamo continuare,
E se permettete aggiungo anche un altro elemento, che non vorrei assimilarlo al carcere, anche se assomiglia molto al carcere, però la condizione nei CPR rispetto ai migranti, anche questo è un tema che naturalmente non va abbandonato, e quindi penso che questa iniziativa abbia questo significato, di essere una delle iniziative che si svolgono ma che dovrà assolutamente proseguire nel tempo. Grazie. Anche come giovani, come cambiare rotta, siamo qua oggi in solidarietà ad Alfredo. Alfredo che è più di 80 giorni in sciopero della fame contro una misura come quella del 41 bis, che non è soltanto accanimento giudiziario e accanimento politico, ma è una vera e propria forma di tortura dello Stato. E in un paese che fa parte di quelle tanto declamate democrazie occidentali, patrie di diritti, di libertà, siamo a oggi, come anche negli scorsi anni, in una condizione in cui chi manifesta dissenso politico, chi si batte ogni giorno per un futuro diverso, va incontro a una repressione senza precedenti e senza alcuna forma di giustificazione. E ci vorrebbero pure far credere che questa è la libertà e che questo è il migliore dei mondi possibili. Ma non solo, il 41 bis è una misura che, oltre a essere una vera e propria forma di tortura, si ricollega a una tradizione di repressione che, a partire da dopo gli anni 70, fa parte di un paese che non ha mai fatto i propri conti con la propria storia politica e sociale. E questo lo vediamo perché da anni, e non soltanto ora che al governo c'è la Meloni, abbiamo un governo di destra, vediamo un sistematico inasprimento di quella che è la repressione politica e sociale. Qua Torino la conosciamo bene, lo vediamo ogni giorno nei confronti del movimento No Tab, lo vediamo in Italia nei confronti dei sindacalisti come a Piacenza, ma non solo. Proprio in questo momento all'interno del tribunale c'è un'udienza preliminare nei confronti di 11 studenti che a febbraio scorso hanno alzato la testa per manifestare contro due omicidi di due loro compagni durante l'alternanza scuola-lavoro. E dopo i fatti di Confindustria si ritrovano a dover affrontare dei processi pesantissimi, e anche questo si ricollega a una forma di repressione inaccettabile. Per questo anche come giovani oggi siamo qua, come lo saremo domani, al fianco, complici, solidali, ma soprattutto compagni di chi ogni giorno si batte per un modello diverso, come oggi lo siamo al fianco di Alfredo. Sono qui a nome del Comitato delle Mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso. Ovviamente dico, perché siamo state presenti molte volte a portare la nostra solidarietà, ma non solo solidarietà, proprio il nostro affetto alle detenute e ai detenuti del carcere delle Vallette di Torino. Oggi siamo qui per dimostrare veramente di essere vicine con il cuore ad Alfredo Cospito, che sta facendo una lotta enorme per affermare dei diritti che secondo noi sono dei diritti basilari dell'umano. In tutti questi anni abbiamo assistito sulla pelle dei nostri figli a una repressione feroce e a una gestione della giustizia che oserei dire gestione di giustizia di classe, perché è rivolta soprattutto e soltanto sui ceti deboli e sulla gente che dissente, assolutamente che non vede altro tipo di reato, assolutamente prona e rispetto ad altri reati. Si sono vendicati, si vendicano, cercano di reprimere tutto quello che può essere protesta e dissenso sociale. Noi mamme stiamo dicendo questo da anni, ma lo diciamo con le nostre forze e con le nostre capacità argomentative. Non siamo dei politici, non siamo delle tecniche, cerchiamo di operare in maniera, come dire, pratica. Andiamo davanti al carcere delle Vallette e facciamo sentire la nostra vicinanza
alle detenute, perché penso sia importante che sentano che fuori c'è qualcuno che non si gira dall'altra parte, c'è ancora qualcuno che non è indifferente. Forza, forza come lotta e forza soprattutto come capacità di essere vicini a queste persone che in questo momento sono sottoposte a regimi carcerari micidiali. Grazie.